forniti dei libri, hanno dei libri nostri. Ciao, ha detto, è vero, qui non abbiamo trovato niente, non c'è niente, però la musica non è questa. Il 98%. Il 98%. Scusami, finisco. Poi loro si fanno forti, ad esempio, perché quando gli ha detto, dice, ma laggiù c'è stato un terremoto a Spoleto e c'è un documento che dice che ha danneggiato delle domus, delle abitazioni ad Aquisgrana. Dalla giudice qualcuno, noi i terremoti ci sono anche qui perché noi abbiamo trovato una piccola sulla basilica, dice, quindi ci sono anche qui. Loro cercano un po' di arginare queste situazioni, però se si va su internet si trova che a Hagen la stanno in pratica scavando dappertutto. Facciamo tutto? E che ce l'hai a fare ad amministrare? Piero, da quello che ho capito, ha detto che l'UNESCO, per far parte dell'UNESCO ci sono tante situazioni. Ad esempio, l'ho sentita l'altra mattina in televisione, Biella è stata dichiarata città dell'UNESCO, ma solo per l'arte. Fabriano è stata dichiarata città dell'UNESCO, ma per le attività... Città creativa. Allora, è quello che sta chiedendo lui invece, è il massimo che può chiedere dell'UNESCO, cioè la parte storica, la parte culturale, c'è un rapporto, ci deve essere un rapporto uomo... Può essere forse città... Città creativa, eccetera. No, c'è anche qui la parte, iter candidatura per il programma riservi saranno iter candidatura per la rete globale dei geoparchi UNESCO, iter per la candidatura per il programma del registro memoria... E volevo aggiungere che questo qui... Nel settembre di un mese fa, insomma, un mese e mezzo fa, secondo me ha messo dentro ha tirato fuori la legge di Adelchi dell'866. Non Adelchi il figlio di Desiderio, è il principe di Benevento, cioè c'è una legge in cui dice, e ve la leggo soltanto e poi ci pensate, eccetera, sono tre righe. L'onnipotente ordinatore di tutto, così come gli piacque, sottopose un tempo il regno d'Italia alla nostra stirpe dei Longobardi. Quindi prima risposta a Simone, secondo me a Simonetta Vettorresi, perché questo discorso qui è avulso dal contesto del libro, cioè mi sembra che l'abbia aggiunto dentro così di forza. Quindi punto primo, sono tre punti da osservare. Poi puntini. Mentre perdurava allora la gloria di questa famosa stirpe, improvvisamente la stirpe dei Galli, seconda notizia, poi ci torniamo, invase, poi successivamente dice che il re di Benevento arrechi in tutto cattolico e magnifico, terza punto, arrechi, no, ma il problema è che l'ha definito cattolico. Questo perché sia il Regno d'Italia che il termine cattolico è stato contestato da Simonetta Torresi a Barbero. E ripeto, questo discorso che tira dentro questo qui è fuori dal contesto del libro. Cioè non c'entra niente con tutto il resto. E come l'ha interpretata questa? Secondo me ha messo dentro questa legge di Adelchi dell'866, quindi siamo a ridosso dei fatti, perché ancora il Principato Longobardo di Benevento era l'unico posto dove comandavano ancora i Longobardi, quindi neanche li nomina i Franchi, i Longobardi, neanche dice che sono stati sconfitti dai Franchi, li chiama Galli, non Franchi, non li chiama Franchi, non dice impero, che non dica impero è ovvio, perché è un modo, cioè, non riconosceva l'impero Gallinzio, no? Non li chiama Franchi, ma li chiama Galli, perché li chiama Galli? Questa è la domanda che mi ha colpito, perché li chiama Galli? Sta stirpe. Perché non li chiama Franchi?
Lo dici Galli in senso dispregiativo? Qui siamo all'866, è proprio a ridosso. E chi parla sono i nemici dei Franchi, eh? Teniamo sempre presente questo. 866, cioè questi non li chiama, ancora non li chiama questi Galli, non li chiama Galli, non li chiama Sali, non li chiama Riguari, non li chiama Franchi, li chiama Galli. Ancora ci sono i carolingi nell'866. La zona, no. Cioè questo l'ha messo dentro, questo non è stupido. Ma senti, nel 866 questo chiarimento, ancora c'è l'impero carolingio, perché certo. C'è. Però sono nonostante loro con disprezzo, perché sono stati sconfitti dai Franchi, perché non li chiama Franchi? Perché non li chiama impero? Che non li chiama impero è comprensibile. Secondo te che Galli è dispregiativo, ma cosa no, vuoi dire? È una domanda la mia. Secondo te, infatti. Quindi significa che i Franchi derivano dai Galli? Se posso, cioè vengono, come dice Carnevale, dall'Europa e dalla Gallia. Secondo me siccome qui da noi circola sta voce che venivano tutti da qui, che erano Sali e Riguari, o questi hanno perso la memoria e quindi non ricordano. Procopio parla di Galli che stavano in Italia, ma nel 500 è venuto anche 100.000 franchi, è venuti dal nord a invadere Torino, lì hanno fatto le battaglie. Però perché sono morti nell'866? Quindi c'erano i franchi che stavano al nord e i franchi che stavano in Italia. Ci stavano, Procopio. Però qui li chiama Galli? Vabbè. Galli forse vuole chiamare. No, è una la zona di Senigallia, c'è cioè, Galli pure, no? Perché era tutta la sì, zona quella, sì, ma ormai Senigalli, che erano prima tanto. Però questi dicono Galli nel senso che vengono dalla Belgica e vengono qua giù, quindi dalla Gallia lassù. Immaginare questo per dire è un po', oppure se li chiama Galli per dire è un po' di... La storia degli annali, 45 volte Carlo Magno torna in Francia, per 2 anni, 3 anni c'è scritto torna in Gallia, poi sono 2 o 3 anni, c'è di torna in Gallia, passa per il 4 novembre siamo stati ad Ascoli alla libreria Rinascita, un luogo con locali molto grandi dove abbiamo tenuto una conferenza su Aquisgrana, i Franchi nella Valle del Chienti eccetera, per i soci della libera università. No, era tantissima gente ed entusiasta, tanto che ci hanno richiesto di rifare un'altra conferenza e possibilmente con il professor Carnevale. Sì. Quindi no, senti, i contatti con Angela? Con Angela sono ottimi, ci sentiamo spessissimo e ci messaggiamo continuamente. Sì, so che sta lavorando molto su con lei. Sta visitando i luoghi citati dal professor Carnevale e sta verificando, più che verificando, sta riscontrando che quello che ha detto il professor Carnevale è quanto mai vero. Soprattutto si meraviglia lei stessa che gli storici, la storiografia tedesca non sa o non vuol sapere certe situazioni come ad esempio a Ottmar Scheim. Gli studiosi di Ottmar Scheim si chiedono come mai ad Aachen dicono che Aachen, che Ottmar Scheim è stata costruita sul modello di Aachen, cioè 200 anni dopo. Questa cosa è un po' non è possibile che un modello costruito 200 anni prima sia stato costruito su un modello che è stato fatto 200 anni dopo. Questo se lo stanno chiedendo. Come pure Germigny Desprez dicono, ma come mai a Germigny dicono, come mai che ci dicono che la nostra cappella è uguale a quella di Aachen, che è completamente diversa. Quindi sta verificando che quello che dice Carnevale, cioè che lassù non sanno niente, è
è vero, e Angela si sta facendo questo giro delle varie località con delle grosse conferme per noi. La mia ricerca sulle edicole sacre o edicole votive, sì, sta andando molto bene. Ho fatto il giro della provincia di Macerata e fino ad oggi ne ho censite circa 200 e ne ho trovate molte in ottime condizioni, quasi tutte perché erano sicuramente state sistemate da privati, perché ahimè molte invece sono in stato di totale abbandono. Sì, una domanda, e le fonti antiche? Le fonti antiche sarà un altro tema che abbiamo intenzione di fare, e sicuramente interessante come le edicole sacre, forse anche di più, perché sì, le fonti sono una cosa importantissima, e ho già iniziato a fare questa ricerca, quindi bene, alcune sono già catalogate. Il famoso discorso delle vie di Carlo Magno per andare, allora, il famoso discorso in delle vie di Carlo Magno, visto che gli impegni sono molti, questo è andato un pochino più a rilento, però è praticamente terminato. Ho dovuto rimetterci mano perché ho voluto rifare il percorso che facevano i tedeschi, i germanici dal nord Europa quando venivano in Italia, perché venivano in Italia quasi esclusivamente, a parte gli eserciti, a parte per motivi di Stato, ma venivano in Italia ovviamente per il pellegrinaggio, per andare a Roma. Allora, ci sono delle carte, la più antica che io possiedo è dell'anno santo del 1500, e dove sono riportate appunto le strade che portano a Roma e a Loreto. Quindi erano quelle che, sì, con tutte le varie Carlo Magno. Quindi loro si spostavano, Carlo Magno, gli eserciti di Carlo Magno si spostavano a giornata, poi avevano una meta durante il giorno, dovevano raggiungere quella determinata località dove potevano trovare comunque riparo, e lungo il percorso c'erano anche delle strutture per i rifornimenti degli eserciti. Sì, e d'inverno riusciva a passare? D'inverno era molto difficile, però dobbiamo anche pensare che loro all'epoca erano sicuramente più temprati per i sacrifici, per il freddo, per le intemperie, però chiaramente era molto più difficile. Quindi praticamente tu, che fai parte del centro, come il centro si interessa anche ad altre cose, non solo di Carlo Magno, di Aquisgrana, della Cappella Palatina, ma è un centro che si sta interessando di parecchi, grazie a delle persone come te e come da altri che hanno degli interessi. Sicuramente, perché comunque non deve essere solo questo l'obiettivo o il motivo di studio e di ricerca, ma anche molti altri che sono comunque sempre molto interessanti. Mi sembra che ci sia qualcuno che è interessato a parlare del libro antico. Tu sei un esperto di libri antichi, questa è un'altra persona che non fa parte del centro ma vorrebbe fare una conferenza qui, probabilmente sarebbe molto interessante, mi farebbe molto piacere anche scambiare qualche bella opinione, insomma. Va bene, grazie. E poi salsicce e quant'altro prima di Natale, quando è che possiamo organizzare questa? E qui? Cucina! Ma adesso prima di Natale, farsi gli armani. Facciamo un mercoledì anche lì. Ma no, il primo di dicembre, casomai. Certo, prima di dicembre. No, prima di Natale. Verso il 10, adesso quando segnale, aggiungi collegamento. Stai riprendendo? Vai a riprendere, vai a. Vai, voilà. Mamma mia. Le ci sono fette. Quanto che ci sarà? No, fantastiche. Quando come cotte. Volevo venire. Aspetta una cosa. Quello che stai facendo verso di me.
quindi, perché non basta per tutti, non so, adesso, sì. È previsto un discorso? No, un discorso con ringraziamenti che l'aspettiamo qua ancora, no? Sì, Angela, allora, quando verrai qua, Alberto ha promesso che inviterà tutti e pagherà lui una grande cena di pesco. Oh, quando ritorni, andiamo alla pecora nera. E gli è rimasta impressa, me lo dice sempre. Quando faremo i cioccolatini a Quisgrana San Claudio al Chienti, te li manderemo. Cosa dovete dire? Ciao, ciao. Un ringraziamento, ciao. Sono buonissimi. Ok, ma non ve li mangiate tutti perché. No. Pure io ci sto, Vogliamo vedere. La spengo? Ciao Angela! Ciao! Però la casa sua proprio, un santo lì che non mi ricordo come si chiama, è stata terremotata, adesso sta lì le casette. Ma vi siete mangiati tutto qui? No! Sai già fardini ancora, dai, guarda! No, ma noi non è che ne volevo. Mandali a chi li viene. Ciao! Le stati italiani, ma un sacchetto per carnevale, comunale. A Pipino. È stato un ci ha messo 3 o 4 anni. Va in Germania. Alla fine, dopo che è morisse, è stato un anno che morisse, è riuscito a fare il parco storico. Certo. Es gibt noch sehr viele Argumente und wenn man jetzt mal annimmt, dass Aquisgrana nicht transalpin, sondern cisalpin ist, also hier im Bereich der Marken, gibt es sehr viele Widersprüche, die endlich sich auflösen. Und es gibt noch sehr viel zu sagen, auch wie mitten im Winter das Heer und Karl der Große über die Alpen so schnell hin und her gehen konnte.